perché tra poco si rivolgerà al suo pubblico di casa, vedrà pubblico inglese qui a Londra. Sappiamo bene che lui è molto patriota al riguardo, quindi sicuramente vorrà parlare, vorrà indirizzarsi dopo comunque una importante sconfitta contro Leonard, in quella di Kharma. Leonard che però poco fa ha perso quel titolo television dall'assalto della bestia, del tornado Mr. P. Insomma, adesso la Revolution si può gasare veramente. Sono curioso però di vedere adesso cosa dirà Dangerous Jack Adams. Sicuramente non mi sembra molto triste, mi sembra anche un po' tra virgolette soddisfatto, ecco, di quanto è andato in corso, insomma, WLF Kharma. Veramente un po' preoccupato da questa New Evolution anche lui. Sembra molto deciso, molto determinato, come sempre Jack Adams, ma anche durante il suo match, insomma. Ascoltiamo cosa avrà da dirci. E ha ragione Jack. E qui se la tira abbastanza, davvero troppo Jack Adams, se la sta tirando, vabbè dai, alcuni momenti, poi comunque fa gli auguri, anche a te Jack, anche a te. Speriamo che passi delle buone vacanze. Comunque questi atleti oggi che è il 25 dicembre sono coinvolti. Attenzione! No! Ma perché? Il Regno Unito, sua Farrell, il Bulgaria e Matti se la prendono con l'altro inglese. E io invece pensavo che questi tre si volessero alleare alla fine con Jack Adams, e invece lo vanno a aggredire davanti al pubblico di casa. Il pubblico c'ha a morte con Farrell, specialmente, che è l'altro britannico, che è l'altro inglese. Incredibile! Gli United Kingdom si sono rivoltati praticamente ai loro stessi fan, aggredendo un benemino il pubblico quale è un patriota inglese, quale Jack Adams. Incredibile, ma dobbiamo voltare pagina immediatamente ragazzi, perché a quanto pare WLF Main Event sarà il nostro prossimo grande evento targato WLF, targato roster verde, che si terrà il 19 febbraio, non il 21, scusate, è stato un errore lì, ma 19 febbraio 2023 si terrà questo grande evento, il terzo mega evento targato WLF. Beh, ora voltiamo pagina, perché il prossimo match vedrà i tre debuttanti, i tre esordienti, farà appunto il loro debutto qui in WLF in un match a tre, addirittura Andrew Sears, eliminatore per eccellenza. Eh sì, Andrew Sears sicuramente è il più possente 3-3, sicuramente anche quello più aggressivo per me, no, Saremo a vedere che tipo di match si verrà a creare, che tipo di match questi tre daranno vita. Tanto che non vediamo una triple threat per esempio qui in WWF, quindi sono curioso anche di capire come si gestiranno le cose. E Steven a quanto pare la stessa theme song di FMO, probabilmente deve essere un suo allievo, uno dei tanti sparsi nel mondo. Ora non ne ho la conferma, la certezza, ma sicuramente se dovesse comunque avere qualche legame con FMO non mi stupirei, perché anche lo stile mi sembra quello, modo di atteggiarsi, di camminare. Beh,
qui se la gode con i fan, scherza con qualche piccolo fan, anche qualche piccola fan sinceramente, e poi sale sul ring. Manca soltanto l'ultimo ingresso di Isma Nasa. Quanto se la tira questo Steven, ragazzi, però, davvero tanto. Eccolo qui, Isma Nasa. Beh, lo sapevo, di cui si è parlato benissimo nei vari talk show, e sicuramente vuole lasciare la sua impronta qui in WLF sin dal principio. Il predatore supremo, come dice la sua t-shirt. Si mette a guardare i suoi due avversari e il pubblico e dice: va bene, tocca a me adesso. It's my turn. Sembrerebbe dire Isma Nasa: ragazzi, siamo pronti per questo 3x3 match, che davvero ci può illustrare il futuro dell'azienda. Però ovviamente siamo, insomma, il debutto è sempre un match così, insomma, da ricordare, ma non per l'importanza, sinceramente, perché magari qua vince uno di questi tre e magari non è quel... Se vince per esempio Sears, insomma, non per forza Andrew Sears diventerà il futuro, quindi sì, un 3x3 importante perché è un debutto, ma solo per quello, non per altri motivi sinceramente al momento. Oh, subito Isma Nasa ha colpito dolorosamente alla schiena. Dolorante cerca di rialzarsi, mentre Sears su Steven, che iniziano molto bene, il più iperattivo fino adesso. Molto molto bene Steven. Forse è quello che proprio il suo carattere gli vuol far dimostrare, tramite il suo carattere, di essere quello più attivo, essere quello che dovrebbe meritare di più. Intanto è proprio Steven a essere preso in mezzo, questa doppia manovra, questa double gutbuster di Sears e di Nasa. Però non mi fiderei tanto di Andrew Sears, è solamente uno che guarda poco in faccia, mina e basta. Sotto questo punto di vista è molto simile a Garnet Court, che per quanto riguarda lo stile, forse è un po' più potente Sears, però Garnet Court ha uno stile rissoso unico. E va a prendere qualcosa Andrew Sears, la mazza, non ci credo, e li colpisce entrambi. Che legnata, ragazzi, cioè Isma stava seguendo il suo inverter backbreaker e invece eccolo qui Sears su Steven, si va a canire, mamma mia, ragazzi. Adesso è lui che domina veramente. Ma finalmente qui la reazione con questo European Uppercut dritta alla nuca di Isma, che cerca di far valere la sua grande giovane età, non si può sentire, però la sua giovane età sì. Si venne qui un po' un casino questo match. Allora Isma Nasa Exploder Suplex, poi si è in movimento da parte sua, poi schieramento qui che le ruba Andrew Sears, 1-2, si salva. Sì, però Andrew Sears non può permettersi, dai, queste cose. Cioè Nasa era lì, ora va bene che è piccoletto e tutto, però rispetto agli altri due, però non è così stupido, dai. Anzi, fino adesso ha fatto vedere delle buone tecniche come quella uppercut e quella Exploder Suplex. Qui intanto bravissimo Steven, prima su Sears e poi, mamma mia, un calcione dritto sul grugno su Isma. Sears qui fa volare però Steven e Isma ne approfitta, stavolta vuole rubare il lavoro fatto a Sears, che allora lo va a colpire con questo bulldog. Beh, fino adesso a me piace, tra i tre piace più Isma, è forse quello anche che può, secondo me, dal punto di vista tecnico è il migliore. Steven sì, bravo, però è un po' casinaro, insomma,
intanto una mazzata dritta sul grugno gliela restituisce al povero Andrew Sears, che viene schienato uno. No, niente da fare, c'è ancora Isma Nasa. Match molto combattuto, finalmente backbreaker di Nasa, che in quanto a manovre è forse il migliore. Sears qui rovescia il tutto, Nasa bravissimo, e poi se lo carica, no, non riesce. Neckbreaker di Andrew Sears, che sicuramente è quello più secondo me più meno tifato, ma anche il più quotato, più pronosticato tra i tre. Sì, Steven mi sembra un po' un casinaro, uno di quelli che non ha proprio una strategia, no? Che lotta per vincere senza però strategie, senza però studiare, ecco. Oh, intanto qui tentativo di sollevamento, ma crossbody di Steven, molto molto bene qui. Lo so, ma attenzione! Spear qui di Andrew Sears! Uno, ma c'è proprio quest'ultimo che si sa che salva il suo stesso. Insomma, quello che doveva essere il suo schienamento. Molto difficile commentare comunque il triple threat, ragazzi, Quindi tentativo di powerbomb di Andrew Sears sul povero Isma, che adesso è lì a terra, mentre attenzione, short DDT di Steven. Eh sì, la sua DDT bassa a corto raggio. E qua, ragazzi, può starci lo schienamento, ci mette troppo, però Nasa, infatti, si sta rialzando. Steven va allo schienamento. Niente da fare. Il match prosegue. Comunque il match è molto molto combattuto. Ricordiamo che dopo questo incontro avremo il match valevole per il titolo di campione WLF, una rematch da Wheel of Karma, dal secondo mega event targato WLF. Qui intanto Spybuster da parte di Andrew Sears, ma c'è sempre Isma Nasa, come quell'insetto che non si toglie mai di torno, che ti ronza sempre attorno, che veramente non ti fa combinare più nulla, lo devono eliminare, altrimenti veramente. Oh, qui Sears ha messo malissimo. Attenzione, double A, no, non riesce con la double A. Bravissimo Isma, può chiuderlo qua, no, ha atteso troppo tempo. Allora Steven ne approfitta, shoulder breaker, spezza spalla, aia, qua veramente gli ha fatto male. Qui Sears ne approfitta, no, è Steven su Sears con Nasa, che ancora è dolorante, confuso. Sì, attenzione, Nasa ci va di mezzo, serie di uppercut su Sears, che mi sembra quello adesso messo peggio, però sinceramente adesso mossa di coppia proprio su Isma, double gut buster. Qui povero Isma, davvero sta facendo una brutta finaccia, se Sears qui lo prende con la spiera, lo divide in due, lo spiazza in due. Backbreaker intanto su Steven, molto molto bene Sears, e poi leg drop da fermo, standing leg drop per essere più tecnici possibili. E allora la spia, non ci credo, la spia, ma attenzione a Nasa qui, c'è lo schienamento, uno, niente da fare, ancora Isma che riesce a intervenire, non ci credo, se lo carica, che vuol fare? Oh mio Dio, un neckbreaker stranissimo. E allora attenzione qui, Steven ne approfitta qui, shoulder DDT sul quasi tentativo di... Attenzione, 1, 2, niente da fare. Se forse stava tentando la sua cutter particolare. Attenzione, Steven. Forse voleva tentare un altro leg check, invece no, Sears se lo carica. Gli scivola le spalle, molto bene. Neckbreaker, Sears giù. Attenzione a Steven, qui ne poteva approfittarne. Non c'è riuscito. Allora di nuovo Steven. Forse che vuol fare qui? Oh, un neckbreaker stranissimo. Double A. No, non riesce. Attenzione. Oh, Gory Special. Anzi, Gory Bomb. Da parte di Sears, che può approfittarne. Ma c'è sempre Isma lì. 1, 2, niente da fare. Si salva.
Attenzione Archeo, su, non ci credo, la sua pichigliola, la sua cattara, e da lei, sì, stai per me a seguirla, su Isma, e tanti saluti, 1, 2 e 3, tanti saluti, dice Steven. Che vittoria, beh, Steven è quello che a me è piaciuto, però è un po' troppo è un po' troppo casinaro, ecco, non segue determinati piani, determinate strategie. Subito qui bellissimo colpo, poi si è rivendicato su Sears con questa mazzata. Sarà un match molto molto combattuto, ma alla fine è proprio Steven quello più bizzarro, sinceramente, forse per il suo stile, no, da gentiluomo, no, da quello che se la tira, però è anche quello che con questa gimmick, vedere un po' come chiamarla, insomma, può davvero far la differenza. Chissà adesso a cosa punterà Steven, staremo a vedere nel corso delle prossime settimane, insomma c'è tanta carta fuori, questo era molto furbo, però tra questi tre c'è la bravura tecnica di Isma, la sua velocità, poi la potenza fisica di Andrew Sears e la scaltrezza di Steven che lo ha portato al successo. Grande trionfo per quest'ultimo. Bene, dopo questo bellissimo triple threat, vi ricordiamo che non dovete imitare per nessun motivo al mondo le mosse che vediamo compiere da questi grandi atleti. Quindi ragazzi, vi prego, don't try, non provate veramente da nessuna parte. Siamo pronti ragazzi al match valevole per il titolo di campione WLF che Andrew Symark cercherà di riprendersi dopo il fallimento di Will of Karma. Kratos però è in una condizione psicologica straordinaria, penso che non abbia mai visto così, neanche quando ha vinto la valigetta del Money in the Bank. Qui Andrew Symark invece ha la grande chance di riprendersi il titolo, però insomma c'è l'incognita anche in Evolution, quindi non c'è neanche Shawn Fily, quindi insomma potrebbero far di tutto e di più questi tre scalmanati. Speriamo che non ci sia nessuno all'angolo peraltro di Kratos, non penso però che non ce l'hanno annunciato, ovviamente Kratos vuole vincere ancora una volta da solo, un match che però sulla carta è difficile perché Andrew Symark è sempre alleggiata le mille risorse, lo sappiamo, e poi abbiamo visto quello che è accaduto tra Lester Barkley e Max Cougar, quando Cougar aveva vinto il titolo a TLC, poi Barkley ieri sera glielo ha tolto di nuovo, gli ha sottratto ancora una volta. Questo invece è l'ingresso del guerriero greco, veramente uno che al momento si trova in vetta a tutte e a tutti, non è proprio lui il leader della New Evolution, ma sicuramente è uno che, cioè non c'è un vero e proprio leader in questa stable, no, però è uno che potrebbe diventarlo e potrebbe anche sfondare nel roster principale, sinceramente, come una volta, come un tempo. È vero che non ha trovato molto spazio, ma questo è un Kratos diverso, molto più determinato, molto più cattivo, è molto più bravo tecnicamente anche nel ring, più quotato, ecco, più una maggiore autostima rispetto a quel Kratos di qualche mese fa. Pensare che è stato proprio Shawn Fily in poche parole a regalare questa title shot a Will of Karma, perché se Shawn Fily gliel'avesse proibito, allora Kratos a questo momento, in questo momento non sarebbe campione WLF. Andrew
Beh, stando alle reazioni del pubblico di Londra, mi sembra chiaro come ci sia una grande differenza tra questi due atleti in quanto ad applauso, in quanto a popolarità. Cioè, da una parte c'è Andrew Symark, che è veramente supportato, ma non poco. Cioè, Kratos prima ha esagerato dicendo che secondo il pubblico, almeno quello inglese, lui era la loro superstar preferita. Certo, una delle superstar preferite del pubblico inglese sicuramente più di sua Farrell. E proprio per questo io credo che Farrell, anche per un po' per invidia, per gelosia, l'abbia voluta aggredire insieme ai suoi due compagni. È vero, però potrebbe anche questa faida potrebbe anche scatenarsi in un'altra direzione, ovvero il fatto che mentre Farrell vince nessuno lo ama, nessuno lo apprezza nonostante le sue vittorie. E dall'altra parte c'è Kratos, perde e invece viene acclamato. Ovviamente penso che tutto questo derivi dall'atteggiamento, no, dell'individuo. Cioè, Kratos ha capito che Leonard gli era superiore e va bene. Farrell perde e non lo capisce. Cioè, questo Farrell è totalmente l'opposto da quello che abbiamo visto nel WS. Da quando è arrivato qui, veramente tutto baldanzoso. Intanto qui German Suplex, Spider Suplex per la previsione, dopo averlo lanciato all'angolo. Molto molto bene si marca. Però claro, sappiamo avere una resistenza degna di nota, quindi mai dire mai. Match che penso possa durare anche un quarto d'ora a questo punto, visto che insomma mi sembrano anche in buona forma i due. Il match non è che sia iniziato proprio alla stragrande, c'è un po' di pausa, un po' di qua e di là, qualche reversal come in questo caso, però i due sembrano un po' avere il timore reverenziale. Ma staremo a vedere. Qui intanto Symark si pone su Kratos e poi una marea di pugni, mamma mia. Guardate lo sguardo di Kratos quando subiva i colpi, veramente dolorante, in una maniera pazzesca. Andrew Symark ha la grande chance, attenzione! Cosa ha fatto qui? Una sorta, un misto tra suplex, cioè tra un normale suplex e un exploder suplex. Sì, alla fine sì, una mossa molto molto particolare, ma ci vuole anche molta potenza nelle braccia, nei tricipiti e bubicipiti per eseguire quelle manovre. E qui Symark è dotato di questa tecnica particolare, un po' come Mr. P. Però a differenza di Mr. P, Symark è anche forte, anche molto bravo tecnicamente, cioè in quanto a velocità. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista forse Symark è superiore. Dal punto di vista tecnico invece, sta facendo tecnico, non è affatto superiore a Mr. P, però Mr. P è anche più grosso. Attenzione intanto qui, Kratos, una powerbomb devastante. Quella che tante volte segue anche Dante, peraltro. Kratos ha implementato davvero tante manovre. Poi Sleeper Hold, anzi Sidelock, lo vuole immobilizzare al suolo e fa bene Kratos. Però il match è iniziato da poco, quindi Symark non vuole cedere già gli ormeggi. Match comunque visto davvero in 25 mesi, quindi pensare un po'. Questo roster verde sta deliziando tutti e tutti. E il fatto che oggi siamo in Inghilterra e c'è tanta gente vuol dire che viene apprezzato, anche forse con il nesto di queste superstar come Jack Adams, come superstar dal roster, dal main roster, superstar nuove come Sears, come Steven, che mi sembra abbia riscontrato un bel supporto. Attenzione intanto qui, che mossa ragazzi, Sidewinder Suplex da parte di Kratos, ma back body drop in risposta sulla difensiva Symark. Però ne vuole approfittare Symark, Gorilla Press, no, gli scivola e DDT frontale molto molto ben portata da parte di Kratos, che non ci credo, vuole già chiudere, vuole già mettere il suo timbro finale. Symark qui è stordito. Clash of the Titans, no, niente da fare, e Symark back drop.